Presidente del Consiglio viene a Mantova, è importante per me, per il centro-sinistra, ma è importante per tutta la città. Mantova ha estremo bisogno di uscire dall'isolamento, di costruire un rapporto forte col governo e oggi iniziamo un percorso nuovo, oggi Mantova cambia. Mantova, dove Leon Battista Alberti, padre del pensiero umanista, ha pensato ed edificato la Basilica di Sant'Andrea e di San Sebastiano, dove Andrea Mantegna ha ideato e innovato la pittura con la camera picta, dove Monteverdi ha immaginato, scritto e inaugurato l'Orfeo, dove Giulio Romano ha realizzato architettura, simbologia e la pittura di Palazzo Te. Mantova, una piccola città con un patrimonio artistico immenso. Le sfide sono tante, molte delle nostre sfide sono le sfide del paese intero. Certamente il lavoro, e noi abbiamo una grande sfida, quella di avviare, anzi di continuare il risanamento dell'area del polo chimico e al tempo stesso una reindustrializzazione sostenibile, ma anche la cultura, il polo museale, che è un grande terreno anche di sperimentazione e di innovazione, oltre che di turismo. Stiamo lavorando tutti i giorni nella città, da mesi stiamo incontrando i cittadini nei quartieri, nei posti di lavoro, nelle associazioni. Questo è il lavoro per riconoscere la nostra città e per rappresentarla. Il Comune è qualcosa di più grande, è immerso nelle sfide e nel dolore che vive il mondo di oggi. E noi, se facciamo politica, vogliamo affrontare queste sfide sapendo che non dipendono tutte da noi, che non saremo mai capaci di risolverle tutte, ma che la bellezza e la dignità della politica sta nel fatto di provare a portare il proprio piccolo contributo per cercare di eliminare le ingiustizie e affermare la bellezza. Ma è questa la sfida grande che ciascuno di noi deve avere nel proprio cuore. Si fa politica sapendo che il giorno che ci sta davanti è un giorno che è troppo importante da poter essere buttato via. Allora questo vuol dire che quando si fa investimenti sulle scuole e sul lavoro bisogna avere la certezza, la consapevolezza che nessun giorno è così piccolo da non poter provare a immaginare nuove occasioni, nuove opportunità. Certo, si può commettere degli errori, a me trovatene uno che non faccia degli errori. Però dopo tanti anni in cui nessuno faceva niente, preferisco correre il rischio di fare degli errori che continuare a stare nella palude di quelli che continuano a fare. E allora io, nel inaugurare formalmente la campagna elettorale del Partito Democratico per le elezioni del 2015, dico a tutte e a tutti voi, siamo nel 70° della Resistenza, in questi giorni vedrete gli spot, perché faremo tanti eventi, tante iniziative sulla Resistenza. Sappiate che quegli spot non sono soltanto per ricordare, sono per dire a ciascuno di noi quanto è grande la storia dalla quale proveniamo e quanto sarà bella la storia che riusciremo a costruire, partendo non dai grandi discorsi e dalle grandi sfide globali, ma partendo da amministrare Mantova, più bella, più forte, insieme a Mattia Palazzi. Grazie a voi e in bocca al lupo a tutti noi.